Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle interviste di Calabria News 24. In questo spazio incontriamo Pierluigi Gallo, l'amministratore delegato di un prodotto d'eccellenza che si chiama Clémy. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, dobbiamo raccontare una bella storia aziendale su Corigliano Calabro, proprio la sua azienda, che produce bevande a base prevalentemente di clementine, ma non solo. E da un po' di tempo lei ha creato questa nuova bibita che si chiama Clémy. Che cos'è? Allora, noi dopo tanti anni di esperienza nell'ambito dei succhi, circa 20 anni nella produzione appunto di succhi concentrati per aziende che lavorano con le multinazionali, abbiamo deciso di fare un passo grande, quello di produrre una bibita a base di succo di clementine della piana di Sibari al 20% di succo, che si chiama Clémy, la clementina da bere. Straordinario. Lei mi diceva, telecamere spente, ma ovviamente è noto ormai a tutti, che le clementine proprio della piana di Sibari sono le migliori al mondo per proprio qualità, sia per quanto riguarda proprio il microclima che si crea, per cui la clementina è unica al mondo. Sottolineiamo questo Sì, passaggio. in effetti tutti gli esperti del settore dicono che le clementine che si producono nella piana di Sibari hanno le migliori caratteristiche organolettiche di tutto il mondo, per cui noi abbiamo scelto, per fortuna siamo nel cuore della piana di Sibari con la nostra azienda, e scegliamo le migliori clementine per fare i nostri succhi. Ecco, un altro passaggio importante che io insieme a lei vorrevo appunto sottolineare è la percentuale del 20%, anche perché la sua azienda adesso sta ovviamente sposando, si sta adeguando a quelli che sono gli standard qualitativi imposti chiaramente dalle multinazionali. Sì, in realtà noi siamo già partiti col 20%, perché abbiamo pensato che per uscire un po' fuori dalla nicchia, che c'è in giro dei succhi, dovevamo fare un prodotto, ad alta percentuale di succo. Siamo partiti ad oggi ad il 20%. Anche se nel futuro si prevede L'aumento anche di un questa aumento, percentuale. faremo delle prove per vedere anche il gusto fino a che punto si apprezza, e in più non usiamo conservanti, non usiamo Quindi coloranti, è un è un prodotto prodotto gluten free. assolutamente naturale, Sì, anche pure gluten free, perché comunque gluten free, problemi anche esatto. legati alla celiachia, comunque l'impossibilità di utilizzare il glutine, questo è assolutamente importante. C'è un aspetto che vogliamo sottolineare appunto insieme a Pierluigi Gallo, è quello che in realtà noi calabresi siamo un po' maleducati con i nostri prodotti, siamo poco educati a comprare quello che è il nostro prodotto, perché così chiaramente cresce il PIL e cresce l'economia. Sottolineiamo questo passaggio perché è preferibile comprare Clémy, che è un prodotto totalmente naturale, realizzato con i nostri prodotti, con le nostre clementine, che lo ricordiamo sono le migliori al mondo, anziché comprare la bibita, diciamo, nota a tutti, che usa chiaramente una percentuale inferiore, non sappiamo quale sia la reale provenienza delle clementine. Esatto, noi puntiamo tantissimo sul fatto che il nostro prodotto è 100% italiano, anzi in questo caso direi 100% calabrese, in Certo. quanto sia il prodotto che l'imbottigliamento viene fatto qua in Calabria. Per cui, pure per aiutare l'economia locale, scegliere prodotti, diciamo, tra virgolette, a chilometro zero fa sì che si aumenta la produzione, si Assolutamente sì. aumenta, posti di lavoro. Scegliendo prodotti a livello internazionale, non Aiutiamo aiutiamo l'economia, l'economia la nostra italiana. economia. Questo è un passaggio che probabilmente a noi calabresi ancora manca. Sì. Dobbiamo annunciare una bella iniziativa che sarà realizzata all'interno della sua azienda, è un museo della clementina. Non vorrei dire, diciamo, qualcosa di non esatto, mi corregga lei, è il primo in Calabria. O ce ne sono altri? Allora, O non solo è il comunque. primo in Calabria, ma ad alcune indagini che abbiamo fatto, a quanto pare sia il primo museo al mondo delle Benissimo, siamo clementine. arrivati primi, Per Alessandro. la prima volta siamo arrivati Siamo primi, arrivati primi, anche se la Pierluigi. Calabria è considerata l'ultima regione d'Europa, forse stavolta siamo arrivati primi, perché ce n'è uno simile in Spagna di arance, ma non di Ma non di clementine. clementine, ma all'incirca una ventina di giorni, Sì, state in allestendo. questi ultimi giorni decidiamo la data precisa, ma una quindicina, 20 giorni faremo Dove l'inaugurazione. si trova la sua azienda? Nella zona industriale di Corigliano Calabro.
Benissimo, allora terminiamo, abbiamo raccontato tutto, Pierluigi, allora esortiamo a, innanzitutto ad assaggiare questa, questa eccellenza nostra calabrese, tra l'altro lo voglio ricordare, al momento viene esportata, cioè si compra da noi in Calabria, ma arriva anche in Puglia, però il progetto è quello di arrivare chiaramente oltre il meridione e diciamo Anche oltre i confini. arrivare oltre i confini, questo è quello che auguriamo ovviamente agli imprenditori della nostra terra. Grazie. Grazie ancora per Luigi Gallo, noi ci vediamo più tardi, grazie. Grazie.